Alice, sei tu? Sei tornata! C'è un posto che non ha eguali sulla Terra. Si dice che per sopravvivere qui bisogna essere matti come un cappellaio. E per fortuna io lo sono! Stasera un grande gioco tutti insieme si farà. Se sarai con mamma o papà, ancora più bella la festa sarà. E seguendo per percorso mano a mano, passo passo, ed è la fine che prende spasso. Ti va di curiosare, senza starti ad annoiare. Adesso segui il bianco coniglio dentro il suo nascondiglio. L'orologio alla mano sta correndo a perdifiato. E sembra più colorato, dice sempre concitato. Presto, presto, è tardi! E tu? È tardi? Ma che guardi? Lui sta correndo verso la tana, che mai ci sarà. Tu non temere qualunque cosa sia. Sarà come una magia quella che accadrà. Entri e che vedi? Vedi una porta troppo piccina per te che sei grandina. Ma se mangi quel biscotto vedrai che in un botto la spalancherai e dentro tu ci entrerai. Ed ecco fatto, davanti il bruco impertinente che ti chiede chi tu sia. Che domanda, tu sei tu? Cosa mai conta di più? E che adesso non so più chi sono io e chi sei tu. Ma se vuoi delle risposte, non tenere cose nascoste. Chi davvero vuoi essere tu? Vedi con gli occhi e senti con il tatto, che tu sia piccolo o grande, chissà. Questa è una storia che insegna di già. Respira forte e assapora gli odori, le sensazioni ed anche i sapori. Forse ogni volta ti sembra lontano, ma invece sono lì. Tocca con mano. Guarda intorno, ci sono tanti fiori, rosa, gialli, di tutti i colori. Potrai cantare e far giro tondo, con tanti bimbi in meno di un secondo. E se rimani stupefatto, quando poi incontri il gatto. Figuriamoci l'impatto con il cappellaio matto e la lebbra marzolina, così fatta e birichina. Ma se devo essere sincera, di una cosa sono certa. Meglio pazzo che a cuore aperto, che dormire come un ghiro. Dai, vieni a prendere del tè. Lo saranno accanto a te, ti diranno cosa fare e magari anche abbuffare. E dovrai trovare il tempo per provare a raccontare. E quindi scende giù il silenzio. Sulle ali del pensiero la bimba sogna che percorre la terra del mistero, con gli animali che le parlano. E sembra quasi vero. E così delle meraviglie la terra fu creata. Con i suoi mille fatti strani, la storia terminata, si voga allegri verso casa. Finita la giornata. Lewis Carroll.